Bentornati. Vediamo insieme velocemente lo strumento bacchetta magica. Questo strumento è richiamabile dalla vostra tastiera premendo il tasto W. Vediamo che in un'immagine come questa, dove abbiamo un soggetto isolato su un colore, è possibile, cliccando su questo colore, selezionarlo tutto. In pratica abbiamo eseguito una selezione che isola il nostro oggetto. Vedete però cosa è successo qui? Lo strumento si è confuso in quanto qui abbiamo un'area di colore abbastanza simile. Questo joystick è tutto nero, però qui abbiamo un riflesso un pochettino più chiaro. Se la nostra selezione in automatico ci dà degli errori, quello che possiamo fare è giocare sulla tolleranza, in questo caso è impostata a 32. Proviamo a impostare un 20 e vediamo che l'errore è già inferiore. Proviamo a impostare un 12 e ancora c'è un pochino di errore, vediamo con un 5 e ecco, vediamo che la nostra selezione adesso è perfetta. Ci sono degli errori, anche se minimi, da quest'altra parte, ma noi possiamo, tenendo premuto il pulsante Shift, andare a cliccare su questi errori e includerli nella nostra selezione, facendo sempre attenzione perché è un attimo eccedere. Un'altra possibilità molto interessante che offre lo strumento bacchetta magica è andare a selezionare con un solo clic tutti i pixel del colore che andiamo a selezionare. Vedete qui che abbiamo la spunta su contigui, questo significa che i pixel neri verranno selezionati solamente se si toccano fra di loro. Ma nel momento in cui io tolgo questa opzione, con un solo clic vedete che io vado a selezionare tutti i pixel, in questo caso neri, presenti nella mia immagine. Oppure viceversa. Diciamo che io clicco sul bianco e seleziono il bianco, vedete che all'interno della R e della P il bianco non viene selezionato perché è separato dal nero. Se io vado a togliere la spunta a contigui e riclicco sul bianco, vedete che il bianco mi viene selezionato anche se non ha contatto col colore su cui ho cliccato. Questo è uno strumento di selezione importante, non è sempre la scelta migliore, però è uno strumento molto veloce che permette di isolare facilmente dei soggetti su un colore neutro. È uno strumento che è importante imparare a usare bene e soltanto con la pratica si arriva alla perfezione. Vedremo più avanti dei trucchi per affinare l'utilizzo di questo strumento perché da solo non sempre dà dei risultati eccezionali. Rimanete sintonizzati per saperne di più.